Ospite oggi del Florencia Rugby, veramente ci hanno aperto i cancelli, ci hanno aperto le porte dell'altra squadra fiorentina dopo il Firenze Rugby 1931. È stata una bella passeggiata per conoscere questa nuova entità e prego la regia di mandare in onda la nostra registrazione. Oggi la puntata dalla Bimba all'Aca fa sosta vicino a Firenze, Florencia Rugby, che è l'elite del rugby fiorentino perché la squadra elite è in Serie B, i cadetti sono in Serie C. E chi meglio del presidente Gregorio Ciampa, buonasera presidente, Buonasera. per parlare del Florencia Rugby. Già i colori sono meravigliosi e da una parte bisogna partire. Però si parte anche da un gran numero di bambini, di ragazzini che vediamo dagli under 5 e gli under 7 su fino alla Serie B. Sì, e stiamo sempre lavorando per allargare la base, che poi è quello che è la linfa di una società. Quindi fare bene nella parte dei piccoli, del reclutamento. E quindi di proporre una buona attività dei bambini è importante. Sicuramente la nostra mission è quella di creare degli atleti. Poi se viene anche campioni meglio, però non è questo l'importante vero. L'importante è avere dei ragazzi che hanno il senso dello sport, che lo praticano in modo serio, perché lo sport non è svago e basta, ma è un modo di formare il ragazzo, e questo si cerca di fare noi. Quindi abbiamo come società anche diverse linee che seguono sia la parte rugbistica, la parte green e la parte sociale, che servono proprio per dare a 360 gradi una formazione agli atleti importante. E parlando di campioni, i fratelli Cannoni hanno cominciato qui l'ottima iniziativa della federazione sulla traccia di quello che aveva detto Franco Smith, la legacy, la tradizione, l'appartenenza. È stato bello vedere Niccolò con la maglia del Florencia al raduno della nazionale. Con Lorenzo ci ho parlato, Niccolò ci ho parlato spesso, ho parlato della tradizione, del calcio storico, poi ne parleremo. De Rossi gli ho detto l'appartenenza ad un quartiere, abbiamo parlato di Fabio Turchi, insomma, che anche lui è un'eccellenza. C'è lo spirito fiorentino in Fabio, in Niccolò, in Lorenzo, c'è l'appartenenza. Io lo vedo quello che il presidente diceva prima riguardo ai ragazzini, partire dal nostro territorio. Allora, sicuramente la Toscana negli ultimi anni sta dando dei ragazzi interessanti al movimento della nazionale e delle varie franchigie che ci sono. Si può ricordare a Treviso i due fratelli Cannone, Pani, Lucchesi, insomma i Piloni, insomma c'è ragazzi veramente interessanti, alle Zebre, i Bianchi, insomma ci sono nel giro dell'alto livello italiano ragazzi toscani. Alla Mentò ci fu Gogori. Gogori, ma è perché questi ragazzi hanno un qualcosa, come dice il nostro direttore tecnico, quella ghigna che non ha il ragazzo emiliano, quindi piace questo tipo di. Guarda, io sono stato sabato a Treviso addirittura, quindi a vedere proprio i ragazzi. Il piacere di vedere Lucchesi, vedere Pani, ragazzi che sono stati qui nelle nostre selezioni, che ho conosciuto, che ho anche allenato, è veramente una gioia. Essere fa parte di un quartiere, questo è un quartiere popolare, c'è gli abitanti di Siena, quindi voglio dire, è tanta roba, che ha bisogno però di questo tipo di disciplina, cioè essere insieme, sostenersi, volersi bene. Creare squadra è qualcosa che aiuta questi ragazzi a superare anche le difficoltà di tutti i giorni, con uno spirito diverso, che è quello ce la posso fare. Il rugbista è uno di quelli che comunque ha dentro di sé ce la posso fare, cioè capisce dove può arrivare. Questa non è una cosa così scontata, perché gli insegniamo a giocare, a alzarsi, a perdere, a vincere, insegniamo a avere tutte queste cose e trovi poi tutti i giorni nella vita normale, quindi
questo è un po' lo spirito che ci deve portare a fare tutto il lavoro che abbiamo fatto. Io la vedo in questo modo, la nostra società vive su queste cose e ci sta ripagando, perché se i bambini e le famiglie vengano volentieri vuol dire che il lavoro viene trasmesso in modo giusto. Nel mio viaggio, che ormai è cominciato un anno e mezzo fa, grazie al presidente del comitato regionale Riccardo Bonaccorsi, che poi sentiremo, non ho trovato una società, non ho trovato nessuno che non mi abbia detto le famiglie ci aiutano, le famiglie ci sono vicine, abbiamo fatto determinate iniziative durante il Covid, i ragazzi e chi ha la sezione femminile hanno portato aiuti alimentari magari a persone anziane che non potevano. C'è questo senso di solidarietà che dovrebbe dare il quartiere. Poi parleremo anche dell'appartenenza del calcio storico, che forse ancora coagula ancora di più il quartiere. Sì, anche noi abbiamo fatto tanta attività, veniamo da Amatrice quando ci fu il terremoto a fare le varie scene, ci sta qui lo chef di Burde, Paolo Gori, che è stato uno che ci ha portato veramente a condividere dei progetti importanti. È un qualcosa, cioè il principio del suo sport è il sostegno, cioè si sostiene per avanzare e arrivare alla meta. Se lo metti nella vita di tutti i giorni, lo metti dappertutto, va bene? Qualcosa per fuori, dice. Io mi dico a tanti ragazzi, quando a mangiare una pizza si trova tanti amici, ma nei problemi poi si rimane in pochi. C'è il dubbio. Questo sport ci deve invece aiutare a essere sempre presenti, sia nel bene che nel male. Quella è l'amicizia vera, quello è il sostegno vero. E gli si insegna facendo tutte queste attività. I genitori sono in una fase inclusiva nel nostro sport, perché ci servono per portare i ragazzi a giro, per fare il famoso terzo tempo, per mille cose. Non è semplice, perché vengono non dal rugby, vengono da altri sport, sì, e a volte fargli capire... L'approccio è completamente diverso. Fargli capire soltanto che la pasta asciutta prima va data all'avversario, che ti ha battuto, che è il tuo figliolo, non è così scontato, però poi apprezzano. E questa è la cosa che poi ti fa rimanere le famiglie qui a dare una mano, aiutarti, e quindi questo un pochino è lo spirito che ci piace mantenere. Che non vuol dire che siamo, come diceva qualcuno, i rebbi della Bibbia. Siamo una cosa professionale, fatta in modo di un certo livello, però con questi principi saldi che ci legano a tutti insieme, cioè ci legano in quello che si vuole fare. Sì, Presidente, per me sfondi una porta aperta, perché mi sono battuto, perché se si parla di rugby, il terzo tempo, no, il rugby non è solo il terzo tempo, c'è molto di più, e molto di più vedo, c'è una palestra che poi voi potete usufruire, vedo state costruendo qualcosa, le vostre strutture, come sta cambiando tutto questo comprensorio, questa piccola cittadella dello sport che non è usuale trovare nelle città italiane? Allora, io qui devo ringraziare le istituzioni, la città metropolitana, il comune, la regione, ci hanno sostenuto in tutti i vari progetti, ci hanno dato la possibilità di avere un campo che vedete, una tribuna dove ospitare sia gli avversari che i nostri genitori. Ora c'è questi due lotti, uno, quello che state vedendo, sono degli spogliatoi, poi verrà fuori la clubhouse, la segreteria e tutto, e poi addirittura ci sarà una recinzione che permetterà di fare uno spazio per il rugby. Siamo dentro due scuole importanti, con tanti ragazzi, due scuole che hanno cambiato volto anche loro, perché hanno sposato il fatto che andare in un posto a studiare bello è più bello che andare in una scuola tutta diroccata. E quindi vedete l'istituto tecnico del turismo Marco Polo con gli affreschi e con varie attività, vedete la scuola Buontalenti, che Alberghiera, che sta facendo il lavoro, e quindi c'è due palestre, c'è vari sport che vengono qui, quindi vedete un polo di ritrovo ricreativo dello sport fatto in un certo modo, va bene? Quindi questa è un po' la storia di qui dentro. Siamo partiti con un campo di patate, diciamo, e ora ci sarà un ambiente in un certo modo. Quindi grazie all'istituzione, ma grazie anche a noi che ce lo siamo meritato.
parlavamo, sì, indubbiamente, parlavamo prima di come il rugby sia stato fucina da sempre di giocatori di calcio storico, di calcianti, e sia per appartenenza personale e poi per professione. Abbiamo sentito spesso Michele Pirguidi, abbiamo sentito le nostre situazioni. Levi Niccolò Cantù. Ecco, appunto. E quindi l'appartenenza di un quartiere. Ci sono vari giocatori anche di altre squadre, però qui soprattutto sono stati rossi, ed è stata proprio la forza di saper giocare a rugby dei rossi. Dopo, naturalmente, le schermaglie, si è visto proprio giocare a rugby come sia importante anche per il calcio storico. Sì, allora, nel calcio storico sicuramente essere un atleta polivalente è importante, e il rugbyista è un atleta polivalente, sa giocare la palla, sa placcare, forse non saprà fare cazzotti, ma insomma impara, si arrangia, si sa difendere, quindi è importante, no? Per il calcio storico avere rugbyisti e avere atleti veramente a 360 gradi. I rossi, un po' il nostro aiuto gli si è dato, perché si allenano tutti in tutto l'anno, hanno la palestra. Mi sembrano ottimi risultati, eh? Sono ottimi risultati, ma devo dare onore al colore rosso per il lavoro fatto, perché non è semplice inserire un atleta in una squadra di calcio storico, ok? Perché c'è dei principi e delle giochini, sì, e degli equilibri particolari. Sono stati bravi, e quindi onore a loro. Noi siamo contenti di vedere i nostri atleti, onorano Firenze in quel campo, lo onorano da atleti, e quindi è la cosa più bella che si può fare. Non c'è dubbio. Ora, io non sono rosso, alleno gli azzurri, quindi... Sì, sì, ma sì. Io sono dei bianchi, ci mancano dei verdi, e quindi la par condicio è rispettata. E quindi, però insomma, il rispetto che ci abbiamo tra di noi è un rispetto di campo, di piazza, e quindi questa è la cosa bella per Firenze. Ma quindi c'è l'orgoglio di essere qui, c'è l'orgoglio del Presidente. Grazie, noi torneremo a trovarvi, verremo a vedere qualche partita, la vostra elite, la Serie B, che a detti c'è la Serie C, domenica c'è il derby. Il derby ai Padovani. Al derby a Padovani, quindi c'è sempre grande movimento, grandi situazioni, grande tutto. Io, quando volete venire, noi siamo quasi sempre qui, io sicuramente quasi sempre, quindi ci fa piacere. Grazie davvero, Presidente, grazie, Florenzia Rugby. Al campo del Florenzia, un'altra icona del rugby toscano, del rugby fiorentino, Gigi Ferraro, allenatore, giocatore, hai toccato anche livelli massimi per quanto riguarda anche la nazionale. Con te faccio la domanda che mi porto dietro da Alberto Chiesa, Pasquale Presutti, Tino Paoletti, Castro Giovanni, si comincia sempre dalla mischia. Sì, poi Pasquale Presutti, hai nominato un maestro che di questa filosofia di gioco è sempre stato un fautore, ma secondo me sì, a mio avviso sì, si parte dalla mischia, perché è la fonte del gioco. Al rugby si parte o da calcio d'inizio o da mischia o da rimessa laterale, quindi la prima difesa e il primo attacco partono da questa situazione. Senti Gigi, ti voglio per un attimo portare sul discorso di allenamento, cioè, qui ci sono tanti bambini. Io credo che la forza del rugby, al di là del rugby apicale, che vedremo, abbiamo parlato con Nicolò della Nazionale, abbiamo parlato delle franchigie, tu hai giocato anche nelle franchigie, bello bello tutto, ma da una parte bisogna cominciare, e cosa meglio dei bambini? Ah, di sicuro, e noi qua al Florenzia puntiamo veramente molto sul nostro vivaio, sul mini rugby, sul settore giovanile, e già quest'anno schieriamo tutte le under al completo, addirittura in under 13 e in under 10 riusciamo a schierare anche ai concentramenti 4 squadre, e quindi insomma c'è stato sicuramente anche l'impianto, il campo in sintetico ha motivato soprattutto le mamme e i babbi, la lavatrice delle famiglie ne giovano, perché comunque poi ci si riesce a allenare sempre bene, sempre in velocità, e poi si trasmettere anche quello che poi sono i valori di questo sport, senza fare sempre poi della filosofia o chissà cosa, ma i valori semplici, quello dell'avanzare, anche di prendersi
la responsabilità quando hai la palla in mano, di aiutare un compagno, perché il rugby è uno dei pochi sport in cui puoi veramente col tuo fisico aiutare, se non l'unico al mondo in cui puoi aiutare col tuo fisico un compagno. Tu senza palla aiuti il compagno col pallone proprio fisicamente, materialmente, spingendolo, portandolo avanti. Quindi questa è la parte vera del gioco, e poi c'è anche la parte con l'arbitro, la disciplina con l'arbitro. Sempre di più in svariati sport si vedono delle scenate nei confronti dell'arbitro, e qua nel rugby cerchiamo fin da bambini, e cerchiamo di insegnarli a non discutere mai, a prendere le scelte per quello che sono, anche perché poi gli arbitri sono dei ragazzi come noi, come potranno essere loro, e quindi possono sbagliare, e se sbagliano non lo fanno di sicuro mai in malafede. Senti, per invitare sempre più persone, sempre più mamme, come dicevi te, sempre più bambini, il rugby è uno sport per tutti i fisici, perché possono giocare più bassi, più alti, più mingherlini, più veloci, che sono le ali, poi naturalmente si struttura il tutto, però oggettivamente è per tutti i fisici. Sì, sicuramente, fin da bambini, fin dall'Under 5. Che è bellissimo. Bellissimo, Under 5, Under 7, sono dei nanetti che corrono dietro il pallone, e ci sono di tutti i fisici, di tutte le altezze, poi a questa età qui, dai 5 fino ai 17 anni, hanno dei bassi di crescita, quindi insomma ci sono per tutte le stazze, e addirittura anche adesso si stanno avvicinando anche tante ragazzine, anche tante bambine. E poi le ragazze sono quelle che ci danno le soddisfazioni. Sono veramente, veramente tante, veramente brave, insomma il rugby sta piacendo sempre di più. Sicuramente per lo sport in sé, ma anche penso per l'ambiente e per i valori che si cerca di trasmettere. Senti, Matteo Ferro, che tu conoscerai di sicuro, intervistato, gli ho domandato: Matteo, ma perché si deve giocare a rugby? Vuoi sapere la sua risposta? Sì. Perché siamo i più belli. Vabbè. Sì, forse da un punto di vista, sai, poi uno di parte sicuramente cerca sempre di tirare dal suo sport, però sicuramente è uno sport genuino, ecco, quello che posso dire anche ai genitori, a chi si avvicina a questo sport all'inizio, che veramente impari a conoscere te stesso, perché poi c'è dei momenti, comunque ricordiamoci che il rugby era fino all'under 13, comunque è un gioco, ma è sempre un gioco di contatto, un gioco di situazione, e poi pian piano che si va in su con l'età, dall'under 17 in su, iniziano ad esserci delle collisioni importanti, ci sono ragazzi che comunque si allenano tutti i giorni, fanno pesistica, hanno il nutrizionista, quindi insomma dopo a un certo livello, già da adolescenti verso i 16-17 anni, inizia a essere un impegno serio, e anche come sforzo e come impatti, come botte, come placcaggi, è uno sport di contatto, quindi è paragonabile, lo dico sempre anche ai genitori, poi con l'andare anche alla lotta, la lotta greco-romana. Senti, il presidente ci diceva che c'è una sinergia con Fabio Caldarelli, e poi parleremo un attimo anche di calcio storico, che lui insegna lotta greco-romana, perché ci sono delle prese, naturalmente ricordiamo sempre che il giocatore che viene preso non può essere scravettato in terra, va accompagnato, ci sono le concussion sempre più severe, giustamente. Allora la lotta sicuramente come approccio, come attitudine, come tecnica di base e rinforzo fisico per il rugby va benissimo. Logicamente va adattato e bisogna sempre rimanere all'interno di un regolamento di gioco. Nel rugby non ci possono essere le ribaltate che ci sono comunque nel judo piuttosto che nella lotta, e quindi va placcato l'avversario, non con la spalla ma cingendolo con entrambe le braccia, e poi accompagnato a terra senza elevarlo, quindi solo portandolo a terra. Però insomma ci sono varie situazioni e comunque a livello affettivo, specialmente per i bambini nell'età adolescenziale, sono abilità, competenze che è sempre meglio avere. Poi si sa, quando si impara da piccoli, poi dopo è più facile riportarli in età adulta. Vediamo, perché ci sono proprio dei bambini piccolissimi. Sì. Senti Gigi. Sono l'under 9. Sono gli under 9. Senti Gigi, parlando per un attimo di calcio storico, quest'anno si è giocata una partita. Io, parlando con Michele Pierguidi, gli ho detto: da una parte dovevamo ripartire, vada come vada, dopo il Covid e tante situazioni, sono state situazioni così, però
Gigi, non so se sei d'accordo con me, siamo ripartiti. Siamo ripartiti, infatti complimenti a tutti. Siete ora io. Sì, io ho partecipato con la parte azzurra e quella degli azzurri, quindi faccio complimenti a tutte e due le squadre, perché comunque giocare una partita dopo due anni di fermo, di pandemia, non era facile. È stata dura, perché poi allenarsi tutta l'estate da entrambi i colori, da entrambe le squadre, è stato un sacrificio, però è stato ripagato e comunque la partita c'è stata. Devo dire una cosa e fare un appunto solo su un discorso, no? Prima si diceva della lotta, del regolamento. Adesso il gioco del calcio storico è sotto gli occhi di tutti, ha preso un'impronta e un livello tecnico e fisico veramente importante, veramente di alto livello. E la prima cosa adesso, secondo me, deve essere la sicurezza dei giocatori. E la sicurezza dei giocatori bisogna trovarsi e capire come poter tutelare e anche come poter aiutare gli arbitri a poter interpretare un gioco che, ahimè, per fortuna si gioca solo tre volte l'anno, e quindi per fare esperienza e per poter gestire certe situazioni forse ci sarebbe bisogno di un impegno un po' più importante da parte sia degli arbitri che comunque anche dell'amministrazione comunale, che deve essere più presente e anche per poter far arrivare le quattro squadre e il gruppo degli arbitri preparati per il torneo. Perché, non c'è dubbio. Mettendo davanti la sicurezza, senza, però lo ricordo, senza snaturare l'essenza del gioco. La sfida dovrebbe essere questa. Assolutamente. Sicurezza dei giocatori senza snaturare lo spirito e snaturare il gioco. Senti, su questo campo, parlando di Vedi, perché sennò poi mi rincorre, c'è cresciuto anche Gianni Bertoli, Gigge, perché sì. Sennò se Gianni, sì. Gianni poi siamo amici da una vita, sennò grande, grande Gianni, adesso è il grande capitano dei Verdi, veramente un uomo di classe, sempre un uomo d'onore, leale, cioè cavaliere, e quindi lo salutiamo e Gianni. Lui qua sì, all'inizio quando partì qua all'avventura con il rugby, dopo i primi anni, Gianni poi da Firenze, dal vecchio Quiz Firenze, poi venne qui a terminare insomma gli ultimi anni da giocatore. Gigi, cosa dirti? Grazie, buona fortuna per quanto riguarda Firenze Rugby, la tua carriera da allenatore, il calcio storico, anche se qui parlavamo, siamo dei parti avversi, ci sono i rossi, ci sono i bianchi, ci sono gli azzurri. Qui siamo multicolori. Abbiamo ricordato Gianni, quindi siamo stati per la parte già ci si picchia a giugno, anche se tutto l'anno e no, qui sono tutti i colori, qui bianchi, rossi, verdi, gialli, azzurri, qui si fa il rugby e il calcio storico, poi dopo lo interpelliamo e a si giugno fa in piazza. Esatto, esattamente, ma qua si fa il rugby e conta solo quello. Grazie a Gigi Ferrari. Grazie a voi. Grazie. Qui a Firenze, come tutte le nostre tappe, tutte le nostre soste, tutto ciò che abbiamo fatto lo dobbiamo a una persona, al presidente del Comitato Regionale Toscano, Riccardo Bonaccorsi. Riccardo, buonasera e grazie. Buonasera e grazie a te che ci dai veramente una mano per diffondere non solamente gli aspetti sportivi, ma anche tutto quello che gira intorno a una squadra di rugby. Senti Riccardo, c'è stato momenti bui della pandemia, tutto fermo, tante problematiche, abbiamo visto fermi campionati, la nazionale giocare in stadi vuoti, una tristezza assoluta. Ora che adesso tutti i biglietti per le partite dell'Autumn Cup per quanto riguarda la nazionale sono esauriti, qual è la soddisfazione, questa ripartenza del dopo Covid, questa soddisfazione di sapere che torneranno a giocare i ragazzi con il pubblico? La soddisfazione chiaramente è grossa, perché lo sport ha bisogno del pubblico, del tifo, della partecipazione di tutti coloro che hanno una passione. Il calcio ha insegnato che veramente è stato un campionato di Serie A difficile, strano, particolare. Il nostro sport maggiormente ha bisogno di questo, perché il nostro è uno sport di passione dove le persone che vengono a vederle sono tutte coinvolte in qualche modo, o sono parenti, o sono appassionate, o conoscono un amico, oppure apprezzano il nostro sport, quindi noi abbiamo bisogno degli spettatori. E devo dirti la verità, i nostri ragazzi giovani in nazionale hanno bisogno di sentire il calore intorno, perché il pubblico molte volte è il sedicesimo giocatore.
non ci sono dubbi. Il pubblico hanno bisogno anche questi ragazzini, siamo a Florencia, nelle nostre tappe vediamo società strutturate come questa, dove il quartiere indubbiamente, come si suol dire, butta, ha una grossa portata d'acqua per questi ragazzini, e poi Valdichiana dove cominciarono con un gazebo. Ci sono delle realtà, il presidente del Comitato Regionale Toscano nei suoi giri vede realtà completamente diverse. Sì, di sicuro sono tutte realtà diverse, posso dire che Florencia è una delle società che veramente negli anni ha dimostrato sempre una crescita continua, ha dimostrato anche di sapersi aprire a tutto quello che c'è intorno. Ho detto, come hai giustamente parlato te, è un discorso di quartiere, delle istituzioni, del sociale, e avere una squadra di regole qui all'interno di questo quartiere è molto importante perché fidelizza i ragazzi. Senti, tu hai una sorta di mantra che a me piace moltissimo, abbiamo parlato prima con il presidente Ciampa, questo discorso della toscanità. Tu fai sempre una sintesi tra Prato, Firenze e Livorno, che sono state le elite, che sono insomma le elite del rugby toscano. Ce lo vuoi ripetere? Sì, il giocatore ideale dovrebbe avere? Il giocatore ideale dovrebbe avere queste caratteristiche: l'arguzia livornese, appunto la fisicità fiorentina e la, diciamo, la tecnica del trapese. Che queste tre caratteristiche fanno sì che, oltre ad avere la famosa ghigna toscana, il giocatore di rugby sarebbe completo. Come abbiamo sempre detto, abbiamo avuto probabilmente in proporzione più capitani nazionali azzurri toscani che di altre regioni, proprio per questo motivo, perché un ragazzo che riesce a coniugare queste tre caratteristiche è un ragazzo che andrà molto lontano, e noi ora in questo momento ne abbiamo tanti di ragazzi che hanno in proiezione futura, hanno questo obiettivo della maglia azzurra, ma è un obiettivo tangibile, non più, diciamo, un miraggio. E quindi è veramente questa la nostra caratteristica di essere toscano, può giocare al rugby. Senti, con Niccolò abbiamo detto c'è bisogno di una vittoria, indubbiamente, per l'ambiente e quant'altro. Io credo, vabbè, gli All Blacks è un evento e come tale va accettato. Io credo che con l'Uruguay ci possa essere, credo che la partita che può significare veramente, come si suol dire, lo stato dell'arte del rugby italiano sia quella con l'Argentina. L'Argentina che viene da un Four Nations, un primo Four Nations con una pandemia a livelli stratosferici, ha battuto l'Australia, ha battuto anche il Sudafrica, adesso è un pochino in calo. Secondo me la temperatura nazionale italiana e nazionale argentina ce la potrà dare. Allora, nazionale argentina, Italia argentina è sempre stato, cioè, anni fa era quasi un derby. Era quasi un derby. Era quasi un derby perché avevamo tanti ragazzi che giocavano in nazionale. Dominguez, Parisse, Castro Giovanni, Canale, aiutami. Sì, no, c'erano tutti questi ragazzi lì. E ora chiaramente sono cambiati, noi facciamo giocare più ragazzi italiani in nazionale, quindi, però la gente è sempre stato un test rilevante per noi, perché giocando appunto la Championship con Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica, loro giocano probabilmente un torneo che è di qualità superiore a Sei Nazioni. Sei Nazioni è il torneo più antico, più prestigioso, però forse a livello appunto qualitativamente è leggermente inferiore. Questo senza nulla togliere, però perché vediamo delle partite del Championship, le due squadre più forti, Sudafrica e All Blacks, giocano nel Championship, potrebbe giocarci l'Inghilterra, l'Australia adesso è un momento di bassa, sì. Però indubbiamente hai ragione te, questa Francia che non vuole, che ha grandi talenti ma non riesce mai, Francia sembra sempre un incompiuta, il rugby champagne che poi svanisce, le bollicine svaniscono, sì, no, sembra sempre un incompiuta. Scozia e Galles che alternano momenti buoni a momenti in cui basta, l'Irlanda che sta sempre cercando di mantenersi a un livello abbastanza alto, perché ci ricordiamo 3 anni fa ha battuto gli All Blacks
in America, quindi a Chicago. Veramente sono squadre di livello alto, però probabilmente il Championship è un torneo dal punto di vista tecnico superiore a Selezione. Questo però non toglie che noi con l'Argentina ce la andiamo lì, ce la giochiamo, perché vogliamo dimostrare di essere degni di probabilmente di occupare delle posizioni nel ranking che sono più avanti a quello attuale. Noi probabilmente dovremmo aspirare a una posizione nel ranking entro le 10 posizioni, essere fra le prime 10 nel mondo, perché abbiamo tutto per farlo, ci manca certe volte, ci manca poco, anche noi dobbiamo riuscire a acquisire quella maturità per arrivare a questo obiettivo. E allora Riccardo, visto che poi ci sentiremo dopo le tre partite dell'Autumn's Cup, degli impegni autunnali, forza ragazzi, forza azzurri e forza Italia. Chiaramente forza azzurri, forza ragazzi e tutto il popolo del rugby è con noi. Grazie Riccardo Bonaccorsi, presidente del Comitato Regionale Toscano. E ringraziamo di questa lunga passeggiata il Florencia Rugby, abbiamo avuto altre produzioni, abbiamo in mente per la prossima settimana grandi, grandi collegamenti, tutto questo sempre dalla Labim all'Aca, buon rugby a tutti.